Lunedì 27 febbraio 2017 si è tenuto a Cagliari un workshop interregionale sul tema delle competenze. L'incontro è stato programmato all'interno del progetto Qualità 2A che il Formez sta attuando per conto della Regione Autonoma della Sardegna. Che competenze servono davvero a una pubblica amministrazione? Quali nuove figure sono indispensabili a regioni, comuni, enti pubblici per essere sempre più efficaci ed efficienti? Queste sono alcune delle domande a cui si è cercato di dare risposta sulla base di 15 esperienze messe a confronto. L'incontro organizzato dal Formez a Cagliari è stato anche l'occasione per presentare un'analisi comparativa sui modelli di gestione del personale basati sulle competenze. Vi hanno preso parte alcune amministrazioni italiane e straniere, come le regioni Sardegna, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Andalusia, e i comuni di Parma, Venezia, Cagliari e Siracusa. Abbiamo chiesto al dottor Giuseppe Albeggiani della Regione Lombardia quali siano le condizioni per rendere più produttivo un sistema di gestione delle competenze. Una parola chiave, motivazione. La motivazione è quella che in qualche modo collega il concetto di competenza al concetto di valorizzazione della risorsa umana e quindi dell'attività effettiva della singola persona. In un'organizzazione che è fatta da persone, noi a questo crediamo sicuramente tutti, la motivazione aiuta la persona a far sì che le proprie competenze conosciute diventino patrimonio di tutti e conseguentemente da qui scaturisce appunto l'idea della valorizzazione. In Regione Lombardia il sistema delle competenze viene utilizzato dal punto di vista organizzativo in termini generali, quindi di sviluppo professionale, anche per il reperimento dei possibili titolari di posizione organizzativa. Vengono utilizzate anche molto nell'ambito della formazione perché aiutano a generare un buon trasferimento di conoscenza, quindi a livello di apprendimento da parte di tutti e per qualcuno anche di apprendimento delle tecniche per poter far apprendere gli altri, quindi muoversi in una logica anche di formazione interna. La dottoressa Magimed della Regione Autonoma della Sardegna chiarisce quali vantaggi porterà all'amministrazione un sistema di gestione per competenze. Cosa dire? Penso che una volta che realizzeremo questo progetto della banca dati delle competenze, la regione si arricchirà sicuramente di uno strumento importante da utilizzare per più finalità, per migliorare ovviamente le competenze interne del personale attraverso percorsi mirati di formazione, processi anche di riorganizzazione e razionalizzazione interna, per favorire e accompagnare anche il reclutamento del personale che arriverà dall'esterno, anche se non di grandi numeri, perché sappiamo che oggi anche il risparmio e l'efficientamento dell'amministrazione ci porta anche ad assumere in misura molto più limitata, quindi maggiormente mirata su figure particolari in possesso di profili e caratteristiche professionali in grado di sostenere il processo di riforma che l'amministrazione ha in corso. Il dottor Emiliano Buglione della Regione Campania chiarisce quali siano i rapporti tra tecnologie e sistemi di gestione delle competenze. Allora, grazie alle tecnologie che abbiamo applicato appunto nel sistema delle competenze della Regione Campania, abbiamo avuto la possibilità in primo luogo di ridurre in maniera drastica i tempi di realizzazione del progetto. Poi abbiamo consentito anche ai fruitori che non hanno grandissime competenze di carattere appunto tecnologico, di poter approcciare al sistema in maniera semplice, fruibile e immediata e soprattutto comprensibile. Abbiamo permesso anche nella logica appunto del riuso e delle tecnologie aperte di abbattere fortemente i costi per l'amministrazione. Ed è anche un processo virtuoso perché questo software in teoria potrebbe essere ceduto ad altre amministrazioni. Ovviamente le potenzialità che abbiamo testato in ambienti più piccoli, di sorte di progetto pilota, potranno poi essere implementate su larga scala in tutta la regione con un numero di dipendenti appunto crescente. Adesso già sono 3.500, ma potremmo testarlo appunto su varie amministrazioni, veramente forse anche a livello italiano sarebbe un buon riscontro. La realizzazione di un sistema di gestione delle competenze attiva nelle amministrazioni un insieme di processi migliorativi organizzativi diffusi.
La dottoressa Paola Alvigeri del Comune di Parma spiega quali sono gli aspetti più significativi del sistema adottato dall'amministrazione. Allora, abbiamo voluto creare un nuovo sistema di gestione del personale, e quindi partendo dalla valorizzazione delle persone, quindi dalla dimensione proprio umana, e quindi cercare di valorizzare tutte le competenze delle persone. Per fare questo abbiamo voluto però creare un processo partecipato insieme alla struttura, quindi ai dirigenti, ai quadri e ai dipendenti. Quindi questo modello che abbiamo costruito, sia delle competenze comportamentali che delle competenze specifiche, è partito da focus group fatti sia con i dirigenti che con i quadri, con i dipendenti, in cui si sono fatte raccontare proprio le competenze necessarie per la loro attività. Da qui, attraverso un sistema di successivi aggiustamenti, siamo arrivati appunto a creare un modello delle competenze comportamentali. Ora stiamo ancora lavorando con i nostri colleghi, i nostri dipendenti, per riuscire ad andare a definire quali sono le competenze dei singoli mestieri, quindi specifiche dei ruoli dell'organizzazione. Direi che è stata un'esperienza molto, molto significativa, e che speriamo proprio che ci porti già qualche, diciamo, risultato lo abbiamo avuto in termini di valutazione del personale, in termini di accesso, quindi di sistemi, diciamo, di accesso e di mobilità, per arrivare a creare un linguaggio comune all'organizzazione, appunto basato sulle competenze del personale. Quali possono essere i vantaggi per un'amministrazione che si doti di un sistema di gestione del personale basato sull'ottimizzazione delle competenze? E quali le criticità che si possono incontrare? La dottoressa Anna Malaguti del Comune di Venezia chiarisce questi aspetti. Per il Comune di Venezia costruire questa architettura e mettere in piedi un sistema delle competenze sicuramente porterà dei vantaggi proprio immediati per regolare la mobilità interna, per gli incarichi professionali e per il sistema di valutazione delle performance. Noi abbiamo uno sguardo anche nelle competenze in uscita, ma anche in quello che ci si aspetta anche dal sistema più generale dell'anticorruzione, quindi la job rotation. Quindi lo spostare le persone con un criterio e sapendo che competenze devono andare a coprire significa anche fare dei piani di formazione e di riqualificazione delle persone molto precisi e molto rispondenti ai bisogni dell'organizzazione. Proprio sull'accesso, avere più attenzione, specie per l'area manageriale, di dirigenti e funzionari, su quelle che sono le competenze, le soft skill, le competenze trasversali attese dall'organizzazione. Dal punto di vista delle difficoltà, la prima che vedo è quella della diffidenza delle persone, quindi una difficoltà proprio culturale a pensare che il sistema delle competenze non sia immediatamente valutativo sulle loro capacità, ma che sia valorizzante. Una parte un po' più hard, che è quella dell'organizzazione, dove molte volte si è abituati a fare con sistemi, spostare le persone, dare incarichi con sistemi, diciamo, più spartani oppure un po' più sotterranei. E quindi mettere davanti le competenze significa anche restringere l'agibilità del far la nomina, dello spostare la persona più per vorrei dire clientela nel senso peggiore, ma insomma dove c'è il margine della discrezionalità troppo elevato. Strategia, collaborazione e una più precisa individuazione delle competenze necessarie all'organizzazione contribuiscono a migliorare la capacità istituzionale delle amministrazioni. In ogni campo lo sviluppo mirato e l'ottimizzazione delle competenze è la strada per raggiungere i migliori risultati. Questa è anche la via intrapresa dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Campania per rendere più incisive ed efficaci le politiche con il supporto del Formez.